Allora, salve a tutti ragazzi e benvenuti nel primo video dell'episodio di Geeking Around, ovvero una rubrica in cui io mi metterò a parlare di roba intesa nel mio canale e in tema nerd in generale. Inizio questo primo episodio con una bellissima maglietta a tema perché parlerò oggi del GDR, farò una serie di video sul GDR. Il GDR è una sigla, quindi il gioco di ruolo, nel mio caso Pathfinder. Pathfinder è un gioco di ruolo cartaceo edito dalla Paizo circa 10 anni fa. Io ho qui il Beginner Box arrivato dall'America, è un sacco di tempo ormai, e sostanzialmente di che cosa si parla? Allora, un gruppo di persone si organizza dove una persona svolgerà il ruolo di Dungeon Master o Game Master, che dir si voglia. E il suo scopo è quello di raccontare e creare il mondo in cui le altre persone, ovvero i giocatori, si dovranno immergere attraverso la creazione di avatar di gioco, diciamo così, o personaggi giocanti, dove ognuno si può creare, come per esempio fosse in un gioco come Skyrim, Neverwinter, oppure Dragon Age, una serie di giochi, spesso fantasy, dove ci sono draghi, cavalieri, maghi, tutte queste cose qui. Allora, cosa è effettivamente un gioco? Questo è il gioco di ruolo. Come si creano questi personaggi? Sostanzialmente si parte dalla decisione di un tema che viene deciso dal Dungeon Master di solito. Per esempio, nel mio canale adesso è arrivata la campagna di Ring of Winter. Questa campagna ha un tema russo e nordico, per cui, ad esempio, un personaggio ha deciso di giocare il vichingo, che è un particolare archetipo, tipo di guerriero. Anziché, per esempio, giocare il samurai, perché il samurai è un carattere più orientale, invece il vichingo è più improntato a questa campagna. Tant'è più che nella guida del giocatore di questa campagna vi è proprio il vichingo, oltre che la strega di ghiacci come classi. Dopodiché si scelgono, per esempio, alcune razze o meno, si può decidere se presentare un regno ricco di magia o povero, per cui oltre alle classiche razze che sono le più comuni nel mondo si possono inserire o meno alcune razze molto più magiche, come per esempio i mezzi geni, i mezzi angeli, i mezzi demoni, mezzi cavalli, mezzi blu, tanta serie di cose. Chiaramente questo tema può variare, no? E vedremo nei prossimi episodi sia il cosa rappresenta questo dado, questo qui, quello che ho sulla maglietta, con su scritto la storia della mia vita, e successivamente anche come funziona il gioco, come funzionano le razze, le classi, come creare un personaggio, fino alla fine a completare la scheda. Questo episodio è soltanto così una piccola infarinatura generale, così come saranno gli altri, perché preferisco che le persone si incuriosiscano nel guardare i miei video e andare a ricercarli oppure a chiederli, piuttosto che preparare una pappa pronta di cose che magari io posso trovare utili o meno al momento. Insomma, commentate sotto il video questo o quelli della campagna di Regno Winter riguardo a ciò che vi piace, vi interessa, vi incuriosisce. Io vedrò magari di farci un video oppure di commentare precisando qualcosa. Detto questo, il primo episodio è concluso. Alla prossima!